La formazione, il sindacato, la contrattazione. Appunti. Nella società moderna, mano a mano che si diventa adulti, chi prima e chi dopo, si comprende che per vivere dignitosamente è necessario da una parte avere un lavoro e dall'altra è necessario mantenerlo quel lavoro. Altrimenti perché la Costituzione reciterebbe nell'articolo 1 l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Semplice, no? Eppure in tanti non lavorano, in tanti lo perdono il lavoro. Quando si ha un lavoro, all'inizio non c'è consapevolezza. Quella viene dopo, quando ci si accorge che non si è soli e che per poter avere di più occorre partecipare, occorre sapere, per poter rivendicare diritti. E a volte lottare per conquistarli. Non viene spontaneo. Si impara che quando è soltanto uno a chiedere, è facile vengano offerte concessioni arbitrarie. Se lo si fa insieme, si contratta con pari dignità, si firma l'accordo migliore possibile, si vota. Facendo così, l'avanzamento riguarda tutti. Ma non si tratta solo di soldi. Ci sono tante cose di cui si ha bisogno. Ve ne dico un'altra e lo faccio in musica. Se 8 ore vi sembran poche, provate voi a lavorare. Chiaro, no? Insomma, no, io non credo sia chiaro a tutti. Un altro spunto. La conoscenza del luogo di lavoro per tutelare e contrattare meglio, per non dividere. Per non escludere, mappare l'ingiustizia ovunque. E infine, oggi diciamo che è necessario cambiare, che abbiamo bisogno di un nuovo modello di sviluppo, che salvaguardi l'ambiente e gli esseri viventi allo stesso modo. Ma non è facile accettare il limite del pianeta. Nella formazione sindacale? Beh, quella fa parte di questa idea collettiva del lavoro e del suo sapere. E si esprime in tanti modi diversi, tutti preziosi, anche in questa fase di emergenza sanitaria e di profondo cambiamento. Ora mi taccio, che ho anche finito i fogli. Ciao a tutte e a tutti.